Fusione, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Manuel, lo so. Sono 2 settimane che non pubblico un video lungo. Lo so. Non sono stato molto bene, che è un po' la motivazione per la quale è nato questo video. Perché in questo video io vi racconto come è nato Soromix. Ma quindi, come è nato Soromix? È nato bene? È nato male? Chi ha incontrato? E quindi in questo video vi racconterò tutto. E soprattutto vi farò vedere tutti quanti i regali che voi mi avete fatto. Quindi tutte le letterine, i disegni, i regali, i peluche. Adoro, raga, adoro. Romix, allora, come è andata fondamentalmente? Allora, è andata bene. Avevo un gruppo io, un gruppo cosplay. Il primo giorno abbiamo fatto questo gruppo di cattivi Disney drag. Qua intanto vi sto facendo vedere un po' di foto. È stato molto molto figo, raga, ci siamo un sacco divertiti. L'unica cosa è che per alcuni di noi, il cosplay è stato veramente faticoso da portare. In primis perché ho utilizzato un Supra Color, ovvero il colore verde che voi vedete sulla mia pelle. È un Supra Color della Kryolan. Ed è un colore grasso utilizzato per avere questo colore bello pieno. Bello, ma regà, ho provato a fissarlo con qualsiasi cosa, cipria, fissante spray, fissante specifico per questi prodotti, regà, le preghiere a qualche divinità non si fissava. Se voi mi toccavate diventavate verdi come me. In più le mie corna che avevo appiccicato sulla mia fronte con il mastice, sempre della Kryolan, ho fatto varie prove a casa, non mi ha dato mai problemi, non si sono mai spostate né niente. Probabilmente con il Supra Color e soprattutto con il fatto che io ero molto agitato, perché raga, arrivare là a vedervi tutti quanti in fila che mi aspettavate è stato un po' emozionante per me. Perché, spieghiamo per chi non lo sa, io ho fatto un meet and greet dove in uno stand dei miei amici, dove non solo vi potevo farci foto, video, saluti, tutto quello che volevate, ma in più ho venduto la mia carta Pokémon in collaborazione con questi miei amici, che non so se qua vi ho mai fatto vedere. Adesso la faccio vedere. Eccola qua, volevamo una sorta di oggetto in collaborazione, un santino, un qualcosa da potervi vendere a poco prezzo, perché l'abbiamo venduta a 10 euro. E niente, questa qua è... ci sono io con le ali di Tecna, con Silvio, con delle frasi che ho scritto io dietro, con speravo che ho scritto sbuciona sbuciona. Ed è piaciuta tantissimo, è andata sold out l'ultimo giorno e molte persone sono tornate a richiedermela, ma purtroppo era terminata, quindi molto probabilmente, vi avviso anche di questa cosa, sarò alla fiera di Novegro, la fiera cosplay del fumetto di Novegro, che è il 13 e 14 maggio, non so ancora in che padiglione, ma faremo una piccola ristampa di questa carta, perché me la fate ancora adesso nei DM pieni di Manuel, ma quindi non c'è più la carta, io la volevo comprare. Raga, Novegro, ci saranno dei pezzi in più, faremo una ristampa. In ogni caso, tutto questo spiegone per dirvi che ero molto agitato, molto emozionato, e che quando sono arrivato ho cominciato a sudare come un maiale, e la colla il mastice ha cominciato a scollarsi e le corna hanno cominciato a scendere, me ne sono ritrovato fino alle sopracciglia e poi a staccarsi, quindi io le ho riattaccate per altre 3 volte. Questo significa che io a fine giornata, vi metto qua delle reference, avevo dei tarzanelli di colla aggrovigliate sui capelli. Voi non avete idea il dolore, la fatica per levare quella roba, raga, ve lo giuro. Ho cominciato a mettermi oli struccanti sui capelli perché non si levava niente. Però è stato divertente comunque, dai, è stato divertente. Il secondo giorno non ero in cosplay, è tutto fantastico, tutto favoloso. Avevo bisogno un attimo di pausa, era il sabato. E raga, là c'è stata veramente tantissima gente. Adesso vi mando il video. C'è stata questa enorme filona di gente, era là tutta per me e io vi ringrazio tantissimo. E in più raga, io ho fatto il meet and greet dall'1 e mezza fino alle 4. No, dall'1 alle 4, scusatemi. E quindi
è cominciata all'una questa enorme fila e per un'ora e mezza, raga, un'ora e mezza di fila, questa enorme fila non si smaltiva, nonostante io andassi avanti con le persone, rimaneva tale perché arriva sempre gente e per un'ora e mezza è rimasta così questa fila, raga. È stato... non ce l'aspettavamo, infatti alcuni standisti di altri stand vicini si sono un po' lamentati perché avevamo creato il panico, però non ce l'aspettavamo, raga, ve lo giuro. E è stato molto bello. Se non fosse che è iniziata la giornata un po' da me, perché una nostra compagna del nostro gruppo cosplay è stata mollata la sera prima alle 3-4 di notte. Non sto scherzando. È stata mollata così da ragazzo super tossico. Super, raga, quei ragazzi, quei fidanzati proprio che ti manipolano come proprio, cioè proprio cintura nera di manipolazione. È stata mollata, quindi meglio così. Abbiamo detto: senti, lascia la proprio. Basta, ma te lo sei levato dalle palle. Va benissimo così. Veniamo all'ultimo giorno, ovvero domenica. Domenica avevo portato il cosplay di Ari. Devo dire, raga, che è stato un cosplay che pensavo fosse più semplice rispetto a Malefica, ma in realtà è stato molto più doloroso, perché le code erano attaccate al mio corpo con dei lacci. Questi lacci premevano sulla mia vita, mi stringevano, mi facevano molto molto male perché erano molto pesanti. E in più avevo delle ballerine, diciamo, delle scarpe basse. Ho proprio comprato le scarpe, quelle da combattimento, da arti marziali, che inizialmente erano stracomode, però sono scarpe piatte. Camminare con le scarpe piatte è la morte! La morte dei vostri piedi! Infatti a un certo punto io zoppicavo perché avevo delle puncicate che partivano dai piedi, una cosa veramente dolorosissima. Però è stato bello, penso che per ora il cosplay di Ari, tutti quelli che ho fatto per ora, sia il mio preferito, perché è veramente veramente figo. Infatti ho ricevuto una marea di complimenti, sia in generale, ma soprattutto anche per la parrucca che ha fatto Silvia, per la manifattura del vestito, perché il vestito è stato interamente cucito da Francesca, che sono Silvia e Francesca, sono le mie due mamme drag cosplay. E quindi niente, raga, è stato doloroso ma bello al tempo stesso. La fila anche la domenica è stata immensa, mi avete veramente sommerso. Anche se la domenica ho incontrato la follower più maleducata che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. E mi ha scioccato, perché voi ogni volta che vi incontro siete sempre così cortesi, così educati. Questa, raga, una maleducazione. Ma la stavo per mannà. E io, guarda, sono una persona gentile, ce la stavo per mannà. Praticamente arriva, avevo appena finito di smaltire l'enorme fila. Ma arriva e mi fa: oh, ma da più dell'ora che te sto a cercare. Io tipo: ma sto qua, l'ho detto ovunque sui social, stavo qua. Sì, vabbè. Così, raga, così. A un certo punto prende lo zaino, lo apre, tira fuori l'agenda, me la dà, io gliela firmo, lei la riprende, si gira, c'era la madre dietro, hanno fatto una foto, rimette tutto dentro lo zaino, chiude e se ne va. Per favore, grazie, ciao, non ha detto niente di tutto ciò. Io faccio un po' così, ci stava Alessio, praticamente io sono stato nello stand di Silvia, una delle mie mamme drag cosplay, e il suo fidanzato Alessio, con la quale insieme loro due abbiamo creato la carta Pokémon. Mi giro verso Alessio mi guarda, perché ha assistito a tutta la scena, e mi fa: ma sta ragazzina, tutto a posto? Ma ce la devo mannà, ce la voleva mannà pure lui, raga! Vabbè, comunque. A un certo punto passa qualche minuto, mi metto a parlare con dei ragazzi. Mentre stavo parlando, mi si riavvicina di nuovo con il suo telefono in mano, rivolto, con lo schermo rivolto verso di me, con una videochiamata di una sua amica. Si avvicina e fa: Lo vedi? È lui, lo vedi? E se ne arriva. Io così. Cioè, come se io fossi un pupazzo in una vetrina, capito? No, raga. Adesso non ho detto niente. Ma se dovesse succedere un'altra volta che qualcuno si azzarda a trattarmi in questa maniera, io rispondo, raga. Perché non esiste. Innanzitutto perché è una mancanza di rispetto nei miei confronti, ma anche verso tutte le altre persone che invece sono state super gentili e super educate. Ma guarda, raga, ci sono veramente rimasto un po' così, capito? Perché poi c'era la madre dietro. Oh, ma la vogliamo insegnare l'educazione a tua figlia oppure no? Cioè, proprio... E poi in tutta questa cosa, no?
Qualcuno potrà anche pensare, vabbè, ma magari era timida e ha reagito in questa maniera per timidezza. No raga, perché un sacco di ragazze e di ragazzi che sono venuti si vedeva che erano molto timidi, hanno fatto una grande fatica ad avvicinarsi, a chiedermi una foto, a parlarmi addirittura, però si vedeva che erano contenti di quello che stavano facendo. Questa era proprio scocciata, era irritata di quello che stava facendo. Te so, se sei scocciata e irritata di vedermi, ma chi te vuole vedere? Vai proprio! E quindi niente, però per tutto il resto, raga, è stata veramente una bella esperienza. E adesso arriviamo, prima dei vostri regali, ai regali che ho fatto a me stesso, ovviamente. Che cosa mi sono comprato in questo fantastico Romix? Allora, mi sono comprato innanzitutto lui. Allora, io vi devo dire la verità, seguo My Hero Academia, non l'ho ancora finito, mi piace molto, non sono uno strano fan, non mi addire! Mi piace, e lui, raga, mi rispecchia un botto, non che sia, spoiler, un po' un piccolo traditore, anche se in realtà non l'ho, cioè, non aveva scelta, poverino! Vabbè, comunque, mi rispecchia un sacco perché, a parte che è super glitterato, cioè lui è la mia personalità, cioè lui è capito... Cioè, il suo nome è Can't Stop Twinkling. Cioè, tipo, non posso smettere di brillare. Come me! E poi, il suo potere, se lo usa troppo, gli viene il mal di pancia e deve andare a cagare. Io che passo metà della mia vita a cagare, cioè, sono palesemente questo. Infatti, visto che tutto il mio gruppo cosplay adora My Hero Academia e fa dei cosplay di My Hero Academia, mi sta convincendo a fare il suo cosplay. Dovrei farlo, raga! Scrivetelo nei commenti. Poi ho comprato due action figure. Una la merite molto, ma anche l'altra. Shinobu, io adoro Shinobu. Questo è il Q-pop set di Shinobu di Demon Slayer, serie che sto adorando. Infatti sempre il mio gruppo anch'esso adora Demon Slayer, vuole fare tutto il gruppone di Demon Slayer. E io voglio fare il gender bender, quindi la versione maschile di Shinobu, perché nessuno vuole farla, io sì. Versione maschile, ovviamente. Poi questa, raga, mi è costata un bel po', perché è molto particolare, però in realtà vedendo altri prezzi di altri stand l'ho pagata 50 euro in meno fondamentalmente, perché era l'ultimo giorno, perché ricordatevi, raga, che l'ultimo giorno delle fiere fanno gli sconti, perché non c'hanno voglia di riportarsi tutta la roba. Sì, ebbene sì, è Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco, altro personaggio della quale ci voglio fare il cosplay. È il mio cavaliere preferito perché è rosa, è glitterato ed è tanto dolce. E praticamente, raga, questo invece è una action figure di quelli che devi montare pezzetto per pezzetto. C'hai 700.000 facce che puoi cambiargli, totalmente te lo devi montare da zero. Infatti c'ho un po' di paura. Per il resto, adoro. E infine mi sono comprato, da buon fan dei giochi da tavolo, un gioco da tavolo che si chiama Stupid Death. Praticamente è un gioco dove dentro ci sono delle carte dove c'è scritta una morte stupida, o una, cioè comunque una morte assurda, una morte che tu dici, ma ti pare che la gente muore in questa maniera? Ecco, e tu, giocatore, devi indovinare se questa morte che ti stanno enunciando è vera o falsa. E se sbagli, la morte verrà a prenderti. Già, è molto figo. E adesso veniamo ai vostri regali. Ovvero i regali che mi avete fatto voi, raga, vi ringrazio. C'è. Raga. Cominciamo. C'era una busta nella busta. C'è un'altra busta nella busta, aiuto. Allora, fermi tutti. Allora, cominciamo con Peluche. Una beauty blender, adoro. Che cos'è questo? È una collanina con sopra Musa Butterfix. Che carina! Versione bimba! Oh mio Dio! È bellissimo tutto ciò! Poi vediamo! Ah, sì, è vero! C'è anche una tecna! C'erano le ali? Sì, c'erano le ali! Ecco! Questa qua è Tecna, mi pare Dream Onyrix o Dreamix, non mi ricordo, vabbè, mi pare Onyrix, non lo so, una Tecna, adoro.
Poi abbiamo, un po' di ma nel priori, scusami se ho fatto male, ma l'ho finito alle 11.08. Ma no, ha disegnato una Tecna con una Big Bubble attaccata, ma che carina. Poi abbiamo un altro disegno, un po' dark, un po' oscuro questo, un po' così. Oh. Poi abbiamo una Tecna, ovviamente. Manuel, sappi che noi siamo qui per vedere te. Aspettavamo sto momento dalla vita. Speriamo di rincontrarci di nuovo. Ti voglio un mondo di bene. Le tue sbuccione, Emma e Martina. Ah, grazie. Ciao Manuel Priori, tu sei il mio sbuccione preferito. Adoro troppo i tuoi make-up. Te e Ariane Makeup siete simpaticissimi. Ti prego, leggila su un TikTok. Un bacione dalla tua sbucciona preferita, Aurora. Ma Aurora, ho fatto di meglio. L'ho fatto su un video su YouTube. Ma io versione diva. Ah, tra l'altro, vi dico che probabilmente a Novegro porterò il cosplay di diva, perché è quello più facile e veloce da fare, perché non ho voglia di uccidermi, visto che là dobbiamo arrivare con le macchine, cioè sarà un po' complicato. Quindi non ho voglia di uccidermi. Così fare il cosplay di diva, tanto bello. E guardate che carino! Ah, bellissimo! C'è un po' di cibo. Anche un anellino peloso. Grazie. Ci sono dei regalini che ho già aperto, ecco. Ma ne parliamone. Allora, mi arriva questa ragazza e mi fa: potresti, questo uno è per te, uno è per Arianna. Ok, va bene. Cioè tu, allora, per Arianna fai stella trasformata, e a me Tecna non trasformata. Come osi non fare Tecna trasformata. Comunque ti ringrazio. Questo però me lo tengo io. Oppure lo do ad Arianna, perché in teoria è per Arianna. No, ci penserò. Poi abbiamo questo fantastico disegno un po' così, un po' serioso. Adoro, che ho scritto dietro lo sbucione. Quest'altro disegno che mi è stato detto che come questa artista mi ha immaginato in versione anime. Si chiama Aurora. Un'altra Aurora. Poi qua ci sta un disegno davanti per me e di qua per Arianna. Adoro, adorissimo. Poi abbiamo rossetto sbuciona. Ok. Abbiamo questo era dovevo sceglierlo, cioè hanno fatto tipo dei segnalibri con degli insulti sopra, e qua c'è scritto c'è dei capelli di merda. In quel momento avevo tipo i capelli mezzi rovinati dalla colla del giorno prima di Malefica, quindi capitava a facciolo. Caro Manuel, quello che troverai dentro la busta è uno scaldacollo fatto appositamente a mano per te. Abbiamo messo un pensierino per te, speriamo che ti piaccia e che ti strappi un sorriso. Con affetto dalle gemelle diverse, Sares, che è buona Pasqua. Oh, anche buona Pasqua. E infatti lo scaldacollo è questo blu e lilla. Grazie mille. Poi abbiamo per Manuel, fallo vedere in un video. Eccolo. Anche con la carta questa qua nera, con i pastelli, fatti con i pastelli. Non mi ricordo, non lo regalo, ho dimenticato come si faceva a scuola. Questo. E abbiamo un altro pacco con un'aristogatta minu, se non sbaglio. Una collana. Poi abbiamo me versione malefica. Adoro, adorissimo. I tuoi video sono più potenti di un Enchantix di Tecna. Ci tiri sempre su di morale, continua così, fantastico. Grazie. A parte di Viola ed Emma. E infine, i noci. Grazie mille che mi avete regalato i noci. E niente, me li mangerò molto presto. Poi abbiamo questa busta, e questa me la ricordo perché è stata la primissima busta che qualcuno mi abbia regalato in questo Romix, da Elisa, Claudia e Ginevra. E all'interno troviamo glitter, ancora glitter, una spilletta di Nezuko per Manuel da Arianna.
Ah, qua ci ho messo altre cose, non solo di queste tre ragazze. Altra cartolina di Tecna. Una maschera per dormire a forma di gatto. Caro, noi siamo Elisa e Claudia, tue due grandissime fan. Appena abbiamo saputo che eri Romix, siamo corsi a prendere i biglietti. Facciamo i cosplay di due personaggi che conosci. Elisa fa Zenitsu in versione femminile, invece Claudia fa un cosplay di Shinobu. Abbiamo deciso di farti un regalino, mi raccomando, usalo bene. Vogliamo la carta sbuciona col tuo autografo. Sei il nostro idolo, adoriamo ciò che sei e ciò che fai. Mi raccomando, salutaci Arianna. Un bacio e un abbraccio, Elisa e Claudia. E infatti hanno preso la carta e sono state contentissime. Grazie mille. Ultima busta, abbiamo un enorme cuscino a forma di pistola di diva. Io adoro tutto ciò, adoro tutto ciò. Adoro tutto ciò. Poi una Tecna, una stella, un portachiavi di Shinobu! Un portachiavi di Serenity! E infine qua che ci sono delle cartoline come quella di prima di Tecna, ma qua ci sta sia Tecna che tutte le altre. Vedete quante le wings. Ah! Grazie mille. Siamo giunti alla fine del video. La mia stanza è un caos, ma io vi ringrazio tantissimo per tutto quello che avete fatto per me, che state facendo anche solo guardando questo video e seguendomi sui miei profili social. A proposito, seguimi su IG, altrimenti ti vengo a cercare sotto casa e non con intenzioni positive. Lo dovevo dire all'inizio del video, ma ok. Comunque, grazie mille raga, veramente per tutto quello che state facendo per me, perché io sto vivendo fondamentalmente il mio sogno di essere un content creator. Anche grazie a voi, anzi soprattutto grazie a voi, e davvero grazie mille. E niente raga, scrivetemi invece come è stato il vostro Romix, bello, brutto, se mi avete incontrato, se non mi avete incontrato, guai a voi. Se ci sarete magari alla fiera di Novegro, dove potrete salutarmi e dove ci sarà la ristampa delle mie carte Pokémon. E niente raga, un bacione, e come sempre, come al solito, seguimi su IG.